Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi vorrei proporre una ricetta a base di zucca e come in tutti i miei video dedicati ad Halloween sono in sua compagnia. Ormai non mi abbandona più, stiamo facendo tutti questi video insieme, quindi insieme vi faremo vedere questa ricetta. Si tratta della farinata di zucca, che è una ricetta della tradizione genovese, è una ricetta antichissima, si può definire storica. Nasce nei quartieri periferici come Sestri Ponente, Pegli, Pra e Voltri, poi negli anni si è diffusa anche in altre zone della città, ma è nata nel Ponente. E quella che voglio farvi vedere oggi è la ricetta di mia nonna, che lei appunto era originaria di Sestri Ponente. Questa ricetta per me ha un grandissimo valore affettivo perché mia nonna non c'è più, ma mi ha tramandato la sua ricetta. Quindi io voglio tenere viva questa tradizione, voglio condividere con voi la sua ricetta. Spero che proviate a realizzarla, che possa piacervi e andiamo subito a vedere insieme come si realizza. Gli ingredienti che ci serviranno per la farinata di zucca sono mezzo chilo di zucca, un cucchiaio di polenta, un cucchiaio di parmigiano grattugiato, pochissimo sale, mezzo bicchiere di latte, origano e pasta sfoglia. La prima cosa da fare è mettere a bollire la zucca tagliata in pezzi. Dopo che avremo fatto bollire la zucca, la dobbiamo schiacciare con una forchetta in modo da rendere, il composto come una purea. Una volta che avrete ottenuto un composto di questo tipo, potrete andare ad aggiungere gli altri ingredienti. Quindi andiamo ad aggiungere un cucchiaio di polenta, un cucchiaio di parmigiano, mezzo bicchiere di latte. Adesso andiamo a mescolare tutto il composto. Adesso possiamo andare ad aggiungere un pizzico di sale. Adesso che abbiamo ottenuto questo composto, dovremo andarlo a stendere su una base di pasta sfoglia. Io, trattandosi della ricetta di mia nonna, farò la pasta sfoglia a mano, non utilizzerò quindi una base già pronta di pasta sfoglia, perché volendo appunto condividere la sua ricetta originale, mantenere la sua tradizione, devo necessariamente fare la pasta sfoglia a mano perché mia nonna mai e poi mai avrebbe utilizzato una base già pronta di pasta sfoglia. Quindi andiamo a fare la pasta sfoglia, vedrete che è veramente semplicissimo. Ci servirà semplicemente farina, acqua e olio d'oliva, 100 g di farina. Poi andate ad aggiungere uno o due cucchiai di olio d'oliva, un pochino e poi aggiungete un pochino d'acqua, quel tanto che basta perché l'impasto si leghi. Adesso continuo l'impasto a mano, ma lo vado prima a trasferire su una base di carta forno. Vedete che la pasta sfoglia si prepara veramente rapidamente, molto morbida. A questo punto vado a stendere la base con un mattarello. Adesso che ho steso la base, vado a metterla nel tegame. Adesso che ho messo la pasta sfoglia nel tegame, vado a mettere il ripieno. Vado a stendere il ripieno sulla base, facendo attenzione che il bordo della pasta sfoglia rimanga, diciamo, sopra al ripieno, non sotto, perché è molto sottile e quindi tende a piegarsi.
Stendiamo bene tutto il ripieno sulla base in modo più uniforme possibile. Adesso andiamo a piegare il bordo della pasta sfoglia, così. Poi con la pasta sfoglia che è avanzata andremo a creare un altro bordo, diciamo esteticamente più carino. Ecco qua. Adesso, siccome è avanzata un pochino di pasta sfoglia, vado a creare un bordo da mettere tutto intorno. Prendo il mattarello, creo un bordo, quindi vado a stendere la pasta per lungo. Ecco, a questo punto vado a tagliare delle strisce. Faccio tre strisce così. Ok. Adesso che ho le tre strisce, prendo di nuovo il tegame e vado a creare praticamente dei torchon, chiamiamoli così, da mettere tutto intorno al bordo. Quindi prendo la striscia e praticamente piego la pasta in questo modo qua, così. E la vado a mettere qua, intorno, così. Vado ad arrotolarla proprio in questo modo, in modo molto semplice, e la metto intorno al bordo. Adesso che abbiamo anche messo tutto il bordo, vado a mettere sulla superficie della farinata di zucca una spolverata di origano. Quindi l'origano fino alla fine della ricetta non lo dovrete utilizzare. E lo vado a mettere sopra in questo modo. Adesso la farinata di zucca è pronta per essere infornata. La mettiamo in forno per circa 35-40 minuti alla massima temperatura. Questo è il risultato della farinata di zucca. Ha cotto in forno per circa 40 minuti alla massima temperatura. Vi auguro buon appetito e vi do appuntamento alla prossima.